Buongiorno a tutti, sono Stefano Boeri, siamo a Milano, siamo in via Lorenteggio, una delle vie principali di questa città, siamo vicini al centro, al Parco Solari, insomma in una zona molto nota. Ecco, io vorrei farvi vedere qualcosa che riguarda la vita quotidiana, i modi di abitare di questa città. Queste sono case popolari, sono case costruite tra gli anni 30 e gli anni 50, questa è una delle, come dire, degli insediamenti di case popolari più famose di Milano, in via Anganni, in via Lorenteggio ce ne sono altre. Io voglio solo che voi guardiate con me quello che succede in questo cortile. Allora, il degrado completo dei servizi, basta vedere come sono tenute le caselle, basta guardare la condizione della spazzatura. Però, siccome non basta uno sguardo di superficie, allora provate con me a entrare in una di queste case, a parte un'immediata visione di qual è la condizione degli intonaci, che è drammatica. Qui significa che non solo non c'è una manutenzione costante, ma la verità è che non c'è mai stata manutenzione. Sono case su cui noi tutti paghiamo e gli inquilini pagano dei soldi per i servizi che non ci sono. Qui l'altra cosa che si capisce subito è che sono tutte case abusive, che sono state blindate. Il media televisivo non trasmette l'olfatto, però già stando fuori si sente un tanfo pazzesco. Se entriamo dentro il tanfo diventa addirittura inaccettabile. E andiamo a vedere cosa sono le cantine di via Lorenteggio 179. No, andiamo a vedere cosa sono queste cantine, perché per fortuna c'è la luce. Adesso io mi chiedo se dei servizi comuni di una casa pubblica a Milano debbano essere tenuti in queste condizioni. Io mi chiedo se questa sia una condizione igienicamente accettabile. Qui stiamo parlando di condizioni minime di salute. Qua ci sono i topi, c'è l'acqua, un centimetro d'acqua dappertutto, c'è un deposito di spazzatura, di vecchie coperte. Prego. Solo un'occhiata, anche perché davvero è difficile anche per l'operatore poter entrare in questo spazio, a parte il puzzo schifoso, dare un'occhiata a sinistra e a destra, cosa c'è in questo spazio, anche dall'altra parte. Queste sono case popolari di proprietà pubblica nella grande, ricca città di Milano. E siamo in via Giambellino 179, quindi non siamo a 30 km in un ghetto periferico di Los Angeles, siamo di fatto all'interno del centro della città compatta di questa grande metropoli, che dovrebbe, come dire, essere una metropoli dove il governo si occupa della salute dei cittadini prima di tutto. Faccio un po' di immagini. Pazzesco, no? Queste sono porte blindate, significa che sono appartamenti vuoti che invece di essere occupati abusivamente e mai sgomberati sono stati blindati e sono così da anni. Se saliamo, e qui non ho nulla da dire su quello che vedete attorno, tenete conto che spesso la manutenzione minima delle scale viene fatta dagli inquilini. Ogni piano su 3 appartamenti, 2 sono blindati. Non c'è luce. Qui c'è una bellissima cosa da vedere, c'è una casa vuota e c'è la casa, si vede la cosa dei piccioni, là, alta così solo di cacca. Adesso fra un po' viene il bel tempo, vorrei che qualcuno guardasse dove si vive. Uno spazio come questo, che è pieno tra l'altro di pericoli.